ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling. Eccoci di nuovo nel mio canale, io sono Geo il giocoliere e con questo format ogni mese parliamo di tutte le cose più entusiasmanti e incredibili del mondo della giocoleria. Quindi che siate dei giocolieri super pro o degli appassionati a cui piace guardare spettacoli di giocoleria e cimentarsi con vari attrezzi, siete nel posto giusto. Perché l'idea di questo format è stare al passo con tutte le novità che interessano quest'arte e valorizzare il lavoro di tantissimi artiste e artisti in giro per il mondo. E giugno non delude, quindi iniziamo il nostro viaggio con i videoclip e i giocolieri più interessanti del mese appena trascorso. Iniziamo con una sequenza di video dalla qualità pazzesca. Zoibios è una vera e propria opera realizzata da Annie Cooper, che si avvalsa della collaborazione di diversi professionisti. Vi consigliamo di godervi questa immersione di giocoleria nella natura e andarvi a scoprire il concept che vi sta dietro nel prossimo numero di Yana. Bellissimo il nuovo montaggio di Eyal Bor, caratterizzato da una sapiente scaletta di trick creativi e una tecnica davvero solida. Insomma, pallinare l'ascolto, recuperatevi questo e già che ci siete qualche suo vecchio video. E se parliamo di video belli, non può mancare Kouta Ohashi. Con una ripresa sempre sublime, realizza un crossover portando la sua ricerca online all'interno della Last Room. Zack McAllister ha pubblicato un nuovo Colossal da 22 minuti, che potete guardare gratuitamente su Vimeo. Il trailer, come sempre, promette bene. Anche questo mese l'IJA Jugglers ci delizia con alcuni Trick of the Month. Segnatevi il suo nome perché ne sentiremo spesso parlare in futuro. Lei è Isidora Adley Cardenas dal Cile e ha solo 22 anni. E pensate che ha iniziato a giocare con le clave appena 3 anni fa. E sempre l'IJA ci propone un altro artista cileno. Lui è Lalio Louco, veterano delle Shaker Cups. Passiamo ora alla scoperta di alcuni artisti che meritano di essere seguiti. Cari amanti del Devistick, se cercate nuove sfide vi consiglio il profilo di Zetsu su Instagram e YouTube. Una fucina di tricconi con due Devil. Ah, loro sono spettacolari! Continua la saga di Takehiro Nagaoka e Megumi Rika. Una ricerca deliziosa che unisce nella stessa routine attrezzi di diverso tipo, come Diablo e palline. E chi si scorda di lui? È tornato Lauge Benjaminsen. Per ora con un breve clip dove unisce musica e giocoleria. Siamo curiosi di vedere dove arriverà. Tanta roba buona con le palline anche da parte di alcuni italiani all'estero. Marco Galgani ha di recente scoperto l'esistenza di Instagram ed ha iniziato a pubblicare delle chicche niente male. Si trova ora in Francia, impegnato con la compagnia Tau nello spettacolo Contre-Run. Molto interessante è anche il progetto di Andrea Baccomo, Canone a tre voci. Nato come spettacolo teatrale, è diventato poi un documentario ed è stato selezionato anche al Circus International Film Festival. Seguite il canale per le prossime uscite. Concludiamo il primo servizio con il momento promozionale dedicato ai trailer dei nuovi spettacoli e progetti. Che poi chiamarlo trailer è riduttivo, come il video da 3 minuti di Baptiste Van Bekel, bellissimo. Anteprima di Ballpark del Mister 9 Palline Dominic Laterra. Curiosissimo di vedere il nuovo spettacolo di Sarah Noel e Wyatt Davis, che verrà presentato in anteprima all'IJA Festival. Fortunati loro! E proprio l'IJA Festival si sta svolgendo in questi giorni, quindi sono sicuro che per il prossimo mese ci saranno un po' di chicche e di novità provenienti da questa convention. E infatti ci aspettiamo grandi cose da quest'estate perché è un po' il periodo di rinascita delle convention, con l'attesissima IJC. Stanno iniziando a uscire indiscrezioni su quelli che saranno gli spazi e gli ambienti di questa 44esima convention europea di giocoleria. Quindi fervono i preparativi per accogliere le migliaia di giocolieri che si presenteranno ai cancelli. Tra l'altro il numero massimo di 3.000 non è ancora stato raggiunto, quindi ci sono ancora biglietti in vendita. E non sono gli unici appuntamenti dell'estate.
Consultate la mappetta per vedere se c'è qualche evento vicino a voi. Tenete d'occhio il sito Juggling Edge, che sapientemente raccoglie tutte le informazioni sui prossimi eventi, e trovate il link nella descrizione sotto al video. È giunto il momento di affrontare il secondo servizio del TG, quello dedicato ai record e trick assurdi. Argomento scroccherello che ha tenuto un po' banco durante questo mese. È stato pubblicato infatti un video accusatorio, e secondo noi con toni un po' discutibili, sulla veridicità di alcuni record siglati da un giocoliere che negli ultimi anni ha saputo spingere ancora più là i limiti della giocoleria, ovvero Willy Colombaioni. Sebbene i video di Willy non è che siano proprio il massimo in qualità e editing, pensiamo che fare supposizioni basate solo su dietrologie o presentimenti non renda proprio giustizia e soprattutto non crei un ambiente sano di discussione. Sappiamo benissimo che definire un record è una cosa seria e vanno rispettati determinati parametri. Noi come TG Juggling auspichiamo si possa discutere di questi temi in maniera un po' più rispettosa. Nel frattempo continueremo a raccontare il bello della giocoleria e le gesta incredibili di giocolieri e giocolieri in giro per il mondo. Questo è il mese dei record in monociclo. Jamie Tucker-Foltz ne sigla ben due. Prima qualifica le 7 clave su monociclo con ben 14 prese e poi flasha pure 9 palline. Wow! Altro record on fire sono le 3 clave su monociclo. David Piscoia sfonda il muro dei 60 minuti portandolo a 1 ora, 1 minuto e 45 secondi. Altro super record per la coppia d'oro Tom Whitfield e Dan Wood, che battono se stessi portando a 28 le prese con 19 palline. Apre la sezione trick assurdi un trick così assurdo che è pur assurdo da immaginare. Delaney Bayliss è sovrumana. Salto mortale all'indietro all'interno di 4 palline in shower. Dissociazione estrema di Amerom Roswal con 4 palline in mismatch e balance di clava. Altra dissociazione interessante con il Devil Stick di Xi 256. Caballero Edson offre di più 3 palline su rollabola con una hop e sfera in equilibrio. Come far sembrare facile un trick? Kellen Quinn entra di diritto nel filotto con questo trick. Balance incredibile di Valerie Tkach. Combinazioni di colori a 6 palline di Robin Spinelli. E infine concludiamo con questo trick allucinante dalla Colombia. E siamo pronti con il nostro collegamento e l'inviato speciale che Barbaro D'Urso ci invidia, Matteo Di Gaetano. Sì, ciao Geo e a tutti gli amici del TG Juggling. Questo mese sono in casa mia, non sono qui per protesta, ma perché il soggetto di questo mese sono io. Dopo innumerevoli tentativi e allenamenti, dopo non so quanti gigabyte di registrazione e dopo metri e metri di filo usurato, ce l'ho finalmente fatta. Sono riuscito a qualificare 4 diabli con partenza in over, come potete vedere dalle immagini. Lo so, le 100 prese sono ancora lontane, ma sono leggermente più vicino oggi rispetto che ieri. Per il momento da casa mia è tutto, rimango qua, nel caso ci siano aggiornamenti, linea allo studio. E bravo il nostro Matteo! Dobbiamo rivedere le politiche dei servizi speciali. Passiamo dunque all'ultimo servizio, giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese appena trascorso. Il 18 giugno scorso si è tenuto il World Juggling Day, una festa celebrata in tutto il mondo e soprattutto un'occasione per ritrovarsi assieme e condividere il piacere e la passione di giocolare in compagnia. Celebrazione che non sfugge nemmeno al marketing, con campagne pubblicitarie ad hoc, che in questo caso qualcuno ha preso davvero alla lettera. Se c'è una cosa che ci piace della giocoleria è la sua capacità di essere contaminata da idee o oggetti che ci stanno attorno. Ne sa qualcosa Baptiste, che oltre alla natura ama un sacco i caschi. Oggetto che potrebbe tornare utile anche a Jim con il suo numero di 5 accette al semaforo. Decisamente più zen la ricerca invece di mazzunate, con giocoleria e manipolazione di fili e aquiloni. E che dire del cat juggling di Steven Doubt? Se non è questo circo con animali. Ah, concludiamo tuffandoci nel mood estivo con Lula Surf di Adam Cadano dal Brasile.
E anche questa puntata si appresta a concludersi. Io spero vi sia piaciuta. Un altro mese ricchissimo di video scoppiettanti, artisti incredibili. Andateli a seguire, trovate tutti i link in descrizione al video. E soprattutto ringrazio la redazione per aiutarmi nella ricerca degli artisti e Juggling Magazine, il nostro media partner. Per tutti quelli che ci saranno, ci vediamo a Tres Cantos a Madrid per l'AGC. E da Giorgio Cogliere è tutto. Noi ci vediamo il prossimo mese. Forse per una nuova edizione del TG Juggling. 10, 800 e una mela e 800 e due mele. Quasi 2000 metri di filo, non ci posso credere. Lasciate un mi piace, commentate, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao!